Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Partiamo con una daily, vediamo che cosa si può fare. Si arriva da mamma. Allora, ok, vediamo se ci riempiranno di cuori per farci andare giù. Io odio quando ti vengono in mezzo alle palle subito. Questo lo useremo contro il boss, credo. No, usiamo lo speed up. Ricordiamo che adesso Magdalene parte fissa con una pillola che è speed up, quindi sappiamo sempre, se dovesse capitare durante una run, qual è lo speed up. E parte praticamente sempre con una pillola positiva. E nella sua run c'è sempre una pillola positiva, che è veramente gradevole. E sappiamo anche qual è, oltretutto, che è forse la più utile per lei. Ok, dovrebbero essere finiti i dangle, o come diamine si chiamano quei robbi. Vediamo di non sprecare il Dr. Remote. Perfetto, vediamo, si teletrasporta subito. Sprecato? Non l'abbia sprecato, è già... è tanta roba. Ah, troppo tardi. È esploso troppo presto. Altrimenti c'erano buone possibilità di fare qualcosa. Mai stargli sotto se spara. Insomma, se fa quella pallina lì, stare sotto non è conveniente. Dammi un damage up, no, eh. No, però ci dà velocità. Abbiamo una bomba, ma le stanze segrete non abbiamo più pallide di dove possano essere. E tu, se ti spingo forte verso il fuoco, aspetta, eh. Esatto, questo intendiamo. Tu li muori. E questo è anche un ottimo oggetto, oltretutto. Forse più che... aspetta, Dr. Mood, quanti ne mancano di cariche? Allora, ce l'abbiamo già. Devo fare un attimo mente locale, allora. La stanza segreta potrebbe essere qua. No. Okay. Ah, non mi serve più Dr. Mood, in teoria. No, infatti. Sarei potuto scendere? Non credo. Sarei potuto entrare nella stanza... sì, effettivamente sì. Quello l'avrei potuto fare. Perché poteva teletrasportarmi, non mi ricordo se con il sesto, settimo colpo a quella stanza, nella stanza, nella... nel patto col diavolo, insomma. Perfetto, sappiamo dove, qual è Bad Trip. Ok Magdalene, un cuore in meno. Adesso è un casino. Due cuori in meno, adesso è veramente un casino. Non sto giocando benissimo, Sono un po'... infastidito dalla cosa. O comincio a cagarmi i cuori, qua c'è la stanza segreta, si è capito. Nope. What?
Questa però è quella super segreta. Non è quella segreta, credo. O forse no. Porco. Allora, devo morire in questa stanza di merda? Cioè, no, fatemi capire. Un cuore, un fuoco. Cioè proprio. No, è tutto molto bello, eh. Però vorrei. Un cuore. Un cuo. Uno. Uno. Senza gli oggetti, va. Prima di cominciare a bestemmiare fortissimo. Seriamente. Riuscite a darmi un cuore? Figurati. Se l'avessi usata nel mentre. Dammi uno speed up. Ma Bad Trip non diventa full health. Intanto rimane aperta perché c'ho un goted. Ma Bad Trip secondo me diventa full health. Però mi sbaglio. Anzi, esatto, full health. Era esattamente quello che volevo a vedere. Allora, danno adesso qualcosina c'è. E l'attiva che abbiamo, Shoop the Whoop, scala sul danno. Andata. Allora, fanculo un po'. Mi servono lacrime un po' più grosse. Non più forti, più grosse. I'm excited. Merda. Non pensavo che andasse anche sui piani. Ecco perché è così rapida la cosa. Ma quanto dura questo effetto? Maledetto. Spero solo su una stanza. Accorgersi del creep rosso a terra qui è veramente da coglioni. Va bene. Interessante. Quanto sono grosse? Mica tanto. Qui c'è una generazione di pillole verso più infinito. Se no. Lo
faremo mio malgrado. Non volevo, però. Interessante. Prendiamo la bomba. No, questa stanza non mi preoccupa granché. Tanto ormai abbiamo prese tutte. Almeno le conosciamo. Perks è quella che mi fa subire un danno o quella che... No, Perks è quella che mi diminuisce un danno. Dov'è il boss? Qua. Ci proviamo? Se c'è magari lì la stanza segreta. Beh, possiamo comunque vedere se è qui la stanza segreta. Allora, tu ci donerai un oggetto del patto col diavolo. Il peggior oggetto del patto col diavolo. Qui conviene far così. Giusto? Beh, chissà se funziona, credo di sì. Però col fatto che si infrangono, che cosa succede esattamente? Non lo so. Beh. No, no, funziona, funziona. Funziona, funziona. Non ho chiavi. Ragazzi miei, non ho chiavi. E continuo a non averne. Tu cosa cazzo sei? Non è a paliede. Deve essere un oggetto di qualche mod. Perché come sapete adesso hanno ben deciso di aggiungere gli oggetti delle mod. Come se non ne conoscessimo a sufficienza. E la chiave c'è. Io sparo ossa, bitches. Vediamo qui che ci dici. Oh, abbastanza facile. Con questo tipo di sparo è facile. Altrimenti colca. Spona. C'è le palle. Non c'hai le palle. Allora. Continuo a non trovare la mia stanza. Che ci hai lasciato? Un trinket. Quale? Adesso spone i cuori la merda. Cioè, sono riuscito a non prenderti mai. Che fenomeno. Wow. Questo ci piace. E adesso è interessante la situazione. Dammi una chiave. Perfetto, buttata una chiave. No, ecco. Giusto, sì. Ma ho provvisto se c'era grid. Interessante, però voglio tenermi questo.
prendo adesso? No, non è influente. Avrei comunque preso solo Gimpy. Adesso i cuori mi dovrebbero spawnare a manate. Cosa abbastanza inutile perché... Oh, carino. Ma perché conoscevo quella pillola? Una? Solo? Va bene. Stupido io. Oh, il D. Sì. Sono abbastanza veloce, vero? Ok, si torna indietro perché non abbiamo visto la stanza degli oggetti. Via. 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 Però non ho la chiave. Hello? La chiave l'ho trovata. Ne ho trovate addirittura due. Quindi qua sotto. Romaniac. Mi sta bene. Così almeno le piedate di mamma non sono un grosso problema. Possiamo, andiamo allora. Ma che cazzo faccio pure io? Ormai sei andato, vai, no? Assolutamente sì. Sono anche le Leviathan. Aspetta, c'è... No, vabbè, fai niente. Andiamo. Se la facciamo a fare meno di 3 minuti sto piano? Non lo so. In teoria sì, in pratica beh. Beh, almeno abbiamo solo un posto dove potrebbe essere il tutto qua. Yes.
facciamo così. Facciamo così. Così e così. Qui ci prendiamo Spoon Bender. Chi è che sei? Che danni ha preso? Dov'è? Deve essere finita. Ah, è vero che sono immune. Sono immune agli stompi. Chi era? E vabbè, così è. 491esimo al mondo? Veramente avete fatto così cagare tutti quanti? Cioè io sono semplicemente arrivato da mamma. Cioè se riuscivo ad arrivare da Delember ero in top 100. Va bene, va bene. Niente, questo è quanto ragazzi. Spero che la run vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.